Buonasera, eccoci, siamo, spero che siamo in onda, non mi hanno detto niente, ma auspico di sì. E allora abbiamo fatto insieme un lungo tragitto attraverso questa giornata parlamentare importante, si è presentato il governo davanti alla Camera, un programma, quello presentato da Enrico Letta, in cui spicca ovviamente la decisione di bloccare l'IMU, il pagamento dell'IMU nel prossimo giugno, ma ci sono ovviamente altri aspetti importanti che riguardano sia l'economia e sia le riforme da fare, sia la durata del governo, perché Letta, e questa è una delle notizie, ha detto che tra 18 mesi, quando si dovrà essere conclusa o dovrà essere arrivata la fase risolutiva, la convenzione per le riforme, se giudicherà che il lavoro fatto non è stato soddisfacente o non dà luogo alla possibilità di riforme vere sulla nostra Costituzione, rassegnerà il mandato. Quindi il governo nelle intenzioni dura almeno un anno e mezzo. E poi a questa convenzione viene delegato un ruolo importante, e su questa convenzione, lo dico subito, si sviluppa la vera sfida, perché questa mattina Berlusconi aveva fatto sapere che per la guida della convenzione stessa, che è una vera e propria commissione bicamerale, si candidava lui stesso. Il fatto nuovo dal punto di vista invece del perimetro della maggioranza del governo è arrivato dalla Lega, che poco fa per voce di uno dei suoi uomini più rappresentativi, Giorgetti, che è stato uno dei saggi di Napolitano, ha detto che la Lega si astiene, quindi si allarga il perimetro appunto della maggioranza. E ovviamente ci sono stati momenti anche più concitati, momenti originati da uno scontro tra esponenti del Movimento 5 Stelle, che è contrario ovviamente, che è la maggiore numericamente forza di opposizione a questo punto in Parlamento, e esponenti invece della maggioranza. Documenteremo tutto, ma parleremo anche delle condizioni del carabiniere che è stato ferito in modo più grave ieri nella sparatoria davanti a Palazzo Chigi, e torneremo su quella storia perché c'è ancora molto da dire. Andiamo in titolo intanto. Il programma del governo di fronte alla Camera per Enrico Letta: risanamento, di solo risanamento si muore. La priorità del governo è il lavoro. Poi l'annuncio che a giugno non si pagherà l'IMU perché sarà rivista la tassazione sulla casa. Si studia anche il reddito minimo per le famiglie bisognose con i figli. Montecitorio si appresta a votare tra mezz'ora la fiducia. Nel neonato governo PDL e PD, Scelta Civica, il Premier punta sulla convenzione per le riforme, per realizzare i cambiamenti istituzionali di cui il Paese dice ha bisogno. E a questa scommessa lega un orizzonte temporale, 18 mesi. La chiave in cui si muove Letta è quella europea, col Premier che spera di mettere in qualche modo in una nuova luce le politiche dell'Unione. Berlusconi candidato alla guida della convenzione. La maggioranza dovrebbe essere scontata, perché la Lega ha annunciato per bocca dei suoi rappresentanti che non vota contro ma si astiene. E contro ci sono quindi Fratelli d'Italia, Sinistra, Ecologia, Libertà e soprattutto il Movimento 5 Stelle, che ha attaccato con durezza Letta. Il governo viene definito una mano di vernice su un muro rovinato dalla muffa. L'ultimo bollettino medico conferma un grave danno al midollo, e che potrebbe toccare tutti e quattro gli arti per il brigadiere Giuseppe Giangrande, che però, dicono i medici, è vigile e lucido. La figlia dice di essere orgogliosa del padre, ma che non potrà perdonare. Le indagini si concentrano sull'arma, mentre per gli inquirenti Luigi Preti, lo sparatore di ieri mattina a Palazzo Chigi, non è uno squilibrato, ma forse un esibizionista. E per il governo e comunque per le nostre finanze una buona accoglienza dai mercati. Piazza Affari, la migliore in Europa, guadagna oltre il 2%, ma a fare sorridere anche chi
attacca il governo il fatto che i titoli che più hanno guadagnato sono stati Monte dei Paschi di Siena e Mediaset. Molto bene l'aste dei BTP a 5 e 10 anni, con grande richiesta, tassi in netto calo. Va bene anche lo spread a quota 271, il minimo da gennaio. E nel nostro sondaggio del lunedì si conferma la tendenza. La coalizione di centrodestra vincerebbe nettamente le elezioni se si votasse oggi. Il Movimento 5 Stelle è ancora la prima lista, il primo partito al 26,1. Il PDL al 26, il PD poco sopra il 22. Ma ci sono molti altri dati interessanti.